Gerusalemme, niente impedisce che questa città diventi il simbolo nazionale dei due paesi, dei due popoli che la reclamano come capitale, israeliano e palestinese. Ma Gerusalemme è molto di più di questo, non può essere ridotta a una questione, una disputa territoriale o sovranità politica. È anche la patria di cristiani, ebrei e musulmani, è la patria culturale di miliardi di credenti e non credenti nel mondo, è la patria spirituale, capitale spirituale. Di tantissime altre persone, la sua vocazione è una vocazione universale. La decisione di Trump, secondo lei, va nella direzione della pace? Faccio fatica, lo dico con molto rispetto, faccio fatica a comprendere il senso in questo momento di quella dichiarazione, che certamente dal mio punto di vista, forse sbaglio, non lo so, non aiuta il discorso. Del negoziato, del bisogno di incontrarsi, del compromesso, ma irrigidisce le posizioni. Su Gerusalemme, che è il cuore dei problemi, abbiamo bisogno di incontrarci. Quella dichiarazione, almeno in questo momento, ma non credo che potranno cambiare le prospettive in futuro, ha semplicemente chiuso ogni forma di discorso, irrigidendo le due posizioni. Ciò che è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere. Fare un pellegrinaggio in Palestina vuol dire in questo momento essere anche solidali verso la popolazione palestinese, soprattutto la comunità cristiana. È d'accordo? Le tensioni politiche intorno a Gerusalemme dopo il discorso di Trump hanno portato come conseguenza molte cancellazioni, quindi mi sento di dire che non c'è nessun motivo di cancellare e che venire in Terra Santa è una meravigliosa, importantissima esperienza di fede innanzitutto, ma anche una meravigliosa forma di sostegno, aiuto, collaborazione e solidarietà con la piccola comunità cristiana che vive qui e che ha anche bisogno di lavorare. Il pellegrinaggio porta anche lavoro, quindi è un abbraccio concreto a questa piccola comunità cristiana. Quindi invito tutti a venire senza paura perché non c'è nessun motivo di avere timore di venire in Terra Santa.